All'inizio è stato spiriti narranti attraverso C. Ballardini e P. Filippini. Agostino. È passato del tempo ed io mi sono abituato ormai a questa nuova vita, o meglio, ho ripreso la mia vita più naturale. All'inizio è stato uno shock, santo cielo, mi dicevo, dove sono capitato? Non riuscivo a capacitarmi a comprendere. Mi sembrava tutto così strano davvero. È stata una grande sorpresa. Non credevo di essere morto. Morto che cosa significa poi? Voi siete più morti di me, solo che non lo sapete. Ebbene, poiché io non sapevo nulla di nulla e non avrei mai immaginato di morire così presto, allora non riuscivo a convincermi. All'inizio, per fortuna, ho incontrato persone care che con molta pazienza e molto affetto hanno cominciato a spiegarmi. Io ero incredulo, possibile. Mi sembrava di avere ancora tante cose da fare nella materia e sarei voluto tornare indietro. Non riuscivo ad accettare che me ne ero proprio andato. Però qui si stava bene, molto bene, e questo mi tranquillizzava. Ma mi sembrava tutto strano. Poi ho fatto il mio periodo di riposo e questo è stato proprio l'ideale perché al risveglio ero molto più lucido e avevo ritrovato memoria di me. Però è stato difficile. Io nella materia ci stavo bene e avrei voluto trattenermi ancora un poco. Poi, quando ho accettato il cambiamento, tutto è stato fantastico. Ho capito, ho ricordato, ho amato la mia vita passata e tutte le persone che ne facevano parte, ma ho ritrovato qui tutto e tutti. E man mano che accettavo, maggiormente ricordavo e incontravo gli amici, i maestri, gli esseri di luce che qui ci istruiscono. È passata la nostalgia della materia. Io qui sto bene, molto bene. Sono un istruttore, insegno agli altri il lavoro con l'energia incredibile. So cose che non avrei mai immaginato e me le ero scordate tutte. Ora mi sono assestato, sono molto equilibrato e dono agli altri il mio sapere. Lavoro molto, ma per me è una grande gioia. Quello che mi preme farvi sapere è quanto qui sono felice. La mia vita è per voi come un bel sogno, ma è tutto vero. Vero in modo diverso, ad un livello diverso, eppure così importante. Non turbatevi più pensando a me, ma siate felici dei miei progressi. Ne ho fatti tanti e mi sento utile, soddisfatto e vivo nella luce. Oggi sono in grado di inviarvi una benedizione. Consapevole del fatto che ricadrà su di voi come un'energia leggera di protezione e vi aiuterà a rafforzarvi. Sappiate che vivo nella gioia e gioia è per me ora rassicurarvi sulla mia sorte. Che il cielo vi protegga e vi accolga sempre nella sua luce. Agostino.